Per realizzare il riso in brodo di limone e polveri di chef Stefano De Gregorio abbiamo bisogno di parmigiano reggiano, fiori eduli, polvere di pomodoro, polveri di capperi, riso carnaroli, alici di Sicilia, limoni, nero di seppia in polvere, burro e qualche foglia di alloro. Abbiamo chiesto allo chef Stefano De Gregorio di comporci un menù di Natale con le sue ricette e lui ha fatto molto di più. Ha raccolto una sfida. La sfida è quella di realizzare un menù raffinato ed elegante, sia nei sapori che nell'aspetto, utilizzando materie prime povere o addirittura di scarto. Il suo obiettivo? Dimostrare che un Natale sostenibile è possibile. Basta fantasia, creatività e amore per quello che si fa. L'essiccamento è una tecnica di conservazione molto pratica, perché consente di mantenere i cibi anche a lungo senza alterare in maniera eccessiva le proprietà organolettiche. La scelta del piatto nasce dall'idea di poter avere nello stesso risotto ingredienti di terra e di mare. In questa ricetta De Gregorio utilizza le polveri di pomodoro, di barbabietola e di nero di seppia. Queste polveri sono ottenute dalla lenta essiccazione al forno di parti di scarto degli alimenti, come le bucce dei vegetali ad esempio, ed hanno la prerogativa di essere un vero e proprio concentrato di sapore, trasformandosi così da elemento di scarto a protagonista di un piatto. Questa tecnica può essere applicata a moltissimi alimenti, permettendo non solo di recuperare cibo che verrebbe altrimenti buttato, ma anche di donare una naturale salinità al piatto che è molto più salutare.